Marilena Garnier ufficializza il suo ingresso nella Lega, un passaggio questo che potrebbe aprire la strada alla sua candidatura a sindaco per il 2019. Affiancata dalla segretaria provinciale del Carroccio, Patrizia Ovattoni, stamani la consigliera comunale indipendente, eletta nel 2014 nella lista Biffoni per Prato, ha spiegato il perché di questa scelta così diversa e lontana da quella di 4 anni fa. Sono partita in una lista civica vicino ai cittadini, i cittadini mi hanno seguito, mi hanno eletto. Li sto continuando a seguire, è un partito, la Lega, emergente, è un partito che sta sul territorio, quindi è quello che praticamente mi rispecchia nella totalità. Con questo passaggio la Lega torna in consiglio comunale. Garnier ha più volte sottolineato che la scelta di entrare nella Lega è appoggiata anche da chi l'ha sostenuta nella lista Biffoni per Prato e dall'associazione culturale Garnier per Prato, con cui esattamente un anno fa ha lanciato la propria candidatura a sindaco per le amministrative del 2019. E anzi, molti di loro sarebbero pronti a prendere la tessera del Carroccio, sarebbero 200-300 persone, un numero che fa brillare gli occhi della segretaria Ovattoni, decisa più che mai a colorare di verde la candidatura a sindaco di Prato per tutto il centrodestra e chissà, viste le vicende nazionali, anche del Movimento 5 Stelle, su cui non ci sono veti o chiusure. Marilena Garnier è il nome che sarà messo sul piatto. Entrando in un partito non è che posso scegliere io di fare sindaco, sarà i vertici a Roma, saranno le segreterie regionali e provinciali a decidere, io sono a disposizione. Primo atto da iscritta alla Lega è la presentazione di una mozione sull'applicazione del divieto di autocertificazione per gli stranieri nella documentazione da presentare per l'assegnazione di alloggi, di edilizia residenziale pubblica e di altri interventi sociali. Il prossimo sarà la richiesta di istituzione del vigile di quartiere, figura sparita da Prato qualche anno fa e sul cui ripristino la Lega sta effettuando una battaglia a suon di raccolta firme.